Allora, Luca Tarabotto è ritornato al successo, il Vado, al termine di una partita intensa. Avete trovato due gol nel primo tempo in mezzo a un momentaneo pari di Gomez, però nel complesso un Vado che ha risposto presente sul pezzo per tutti i 90 minuti, ha saputo anche soffrire, ma c'era bisogno di questa vittoria per ritrovare di nuovo quella fiducia che ha caratterizzato il percorso dei rossoblù nella prima parte di stagione. Sì, sicuramente. Diciamo che il primo tempo abbiamo giocato bene con la palla nei piedi, ma male, male senza palla. E secondo tempo sicuramente meglio, e poi il mister ha gestito bene la partita. Sicuramente abbiamo avuto un paio di situazioni, su 2-1 esecutiamo la palla dentro, poi che contro la partita poi si poteva gestire diversamente. Lasse è una squadra ostica, difficile, noiosa, una buona squadra. Se non dico una cagata, mi sembra che giocassero anche con 5 vecchi dietro oggi. Partita difficile, devo dire che nel secondo tempo c'è stata la forza, la voglia di andare a vincere la partita, di cercare di difendere la porta, di fare bene. Poi è normale che anche un po' per stanchezza abbiamo tolto, diciamo, le due punte più fisiche sicuramente davanti, perciò sicuramente poi anche a livello di possesso di palla, di tenere palla, abbiamo fatto un po' di fatica. Però devo dire che i ragazzi sono stati bravi, hanno dato, secondo me, hanno manifestato, secondo me, la voglia di credere in quello che vogliamo fare, di andare avanti. Partita difficile e ben contento sia della partita, sia la partita e soprattutto del risultato. 30 punti in classifica, restate lì, la zona playoff. Ti chiedo una cosa legata a un movimento di mercato, forse un po' inaspettato, con un giocatore che ha lasciato Vado, parlo di Elia Cirillo. Com'è nata questa possibilità per il giocatore che si è trasferito a Grosseto, come l'avete gestita? Guarda, il discorso è questo, io ho grande stima in Civito, la sua famiglia e tutto ciò che lui come persona e come giocatore. Diciamo che per noi come società, visto che è anche un giocatore importante, un giovane importante della società, non nascondiamo che sicuramente siamo dispiaciuti, diciamo, del fatto di non averlo qua con noi. È normale che poi lui aveva avuto dei problemi all'inizio. Poi è normale che avevamo seguito un filo, diciamo, per quanto riguarda la gestione dell'Eva in campo. Difatti, poi anche quando avevamo provato a cambiare qualcosa, insomma, probabilmente il fatto poi di cambiare non è stato poi così facile. Abbiamo dovuto fare una scelta. Perciò andiamo avanti col 2004, col 2005 per cercare di mantenere, diciamo, la linea di campo della squadra e soprattutto delle leve. Perciò questa è stata un po' la decisione sofferta, ma credo che comunque lui è andato in una piazza importante, in una piazza dove adesso dovrà cercare, diciamo, di risollevarsi, diciamo, in classifica. E comunque, ripeto, una piazza importante, una piazza dove lui avrà la possibilità di giocare, per cui di fare campo e di questo noi ne siamo ben contenti.